ho fuso, diciamo, concetti di danza, concetti di yoga dinamico, di hatha yoga con effettivamente il tantra yoga. Non si finisce mai di imparare, quindi effettivamente siamo un po' tutti alla ricerca. Per me è un grande piacere vedervi e essere qui a trasmettere ciò che negli anni io ho imparato. Visto che Michele vi ha in qualche modo aperto la strada ai chakra, qualcosa di più spirituale, io volevo riportarvi un po' più sul concetto, sul terzo Anga, di questi fantastici otto Anga dell'Ashtanga Yoga di Patanjali, che è l'asana. Quindi partiamo molto, molto rapidi su che cos'è l'asana, andremo a vedere quindi varie categorie di asana, capire perché esistono queste categorie di asana, andare a scoprire soprattutto come entrare nell'anatomia delle asana, che muscoli sono coinvolti e poi andare a effettuare un'autopalpazione, quindi il cosiddetto essere corpo lo portiamo a un contatto, che è appunto l'automassaggio, un bellissimo, diciamo, metodo, una bellissima pratica che mi è stata appunto condivisa ai tempi del Tantra Yoga. Poi cambieremo un po' scenario, mi connetterò nell'altra saletta dove andremo a fare una piccola pratica di questo yoga che io senza nessun ego l'ho voluto chiamare Yoga Harmony perché è un po' un'armonia nelle posizioni, nel respiro. Bene. Allora, io comincerei con la proiezione dello schermo, così iniziamo a vedere le prime slide che ci aiutano a capire che cos'è lo yoga. Allora, lo yoga a questo punto nell'anga delle asana, quindi il terzo anga, ci permette di prendere contatto con il nostro corpo. Quindi è importante metabolizzare o prendere appunto propriocezione del corpo nello spazio. Qual è l'elemento più importante però per prendere contatto con il nostro corpo? È appunto il tappetino. Quindi importantissimo, poi vedremo bene come scegliere un tappetino yoga se siete in procinto di farlo oppure se ce l'avete, giusto una vostra informazione. Poi andare a capire che cos'è l'asana. L'asana di sé, come etimologia del termine, è una posizione comoda. Quindi andremo a vedere anche che cos'è il Samastiti, come lavorare nelle asana per aiutare il movimento del bacino, cosa significa quando si parla di Purva o Paschima o quando si parla di Parsva, che cosa sono i Parivritti e che cos'è il Viparita. Brevissima origine delle asana, brevissima, veramente breve storia dello yoga e come l'alimentazione e lo yoga sono impattanti. Allora, io per quanto riguarda il tappetino dello yoga ho un tappetino abbastanza costoso. Non, assolutamente non pretendo da voi, se siete in procinto, ripeto, di sceglierlo, un tappetino della Liform che probabilmente Michele conoscerà. Quello che però è importante è che il tappetino anzitutto sia anti-grip. Ora, nel vostro caso, per carità, non siete ashtanghisti oppure non sudate tanto, di conseguenza questo grip è relativo. Però quello che sicuramente io auspico che voi facciate nella scelta del tappetino è una forma, una diciamo consistenza morbida, ma soprattutto queste correzioni, queste linee, questi tratteggi. Ora, se voi comprate un tappetino, comunque anche in Decathlon, abbastanza economico, non ci sono problemi. Potete utilizzare dello scotch di carta oppure dei pennarelli per tracciare queste posizioni. Perché sono importanti queste posizioni? Anzitutto, e vedo un attimo se riesco ad annotare, ok, tac. Allora, queste posizioni che vedete qui servono appunto per l'allineamento dei vostri piedi. Quando andremo a fare una posizione,
sarà necessario mettere per esempio il piede destro o sinistro a 45 gradi, ma è importante anche nelle posizioni, come abbiamo fatto prima di Paddottanasana, avere poi appunto i talloni sulla stessa linea, altrimenti rischieremo di avere dei disallineamenti posturali. Altri due interessanti segni, due interessanti tracciamenti sono quando siamo in Samastiti o in Tadasana, cioè riuscire a posizionare la pianta dei piedi sulla stessa linea delle spalle. Se ci sono domande, chiaramente fatemele, non esitate. Allora, poi ritornando indietro, andando avanti, scusate, la posizione comoda asana. Allora, al di là delle slide che poi vi lascerò, la posizione comoda nasce proprio con lo scopo, come abbiamo fatto prima con Michele, di rimanere nella posizione, quindi in meditazione, non prima di aver fatto però del pranayama. Quindi il riferimento principale, una posizione diciamo iniziale, quella del Samastiti oppure di Tadasana, che è la posizione della montagna o la posizione dell'allineamento con la colonna verticale allungata. L'allineamento delle asana fa riferimento al fatto che la colonna vertebrale deve rispettare la struttura, quindi andremo a vedere anche nella pratica di yoga quanto è importante l'anteroversione e la retroversione del bacino, in più quanto è importante la contrazione o l'estensione dei muscoli nel movimento. Il riferimento successivo è il bacino, quindi come vi stavo dicendo, non solo i muscoli, non solo la colonna vertebrale, ma anche il movimento e la posizione dell'osso sacro. Classifichiamo a questo punto, in base al movimento, le asana. Abbiamo dei piegamenti in avanti, di solito i piegamenti in avanti si chiamano paschimottana, ok? Quindi quando si parla di paschimottanasana, che è la posizione chiamata della pinza in termini occidentali, è una posizione di flessione. Le posizioni di flessione, da un punto di vista, lasciatemi dire, anche neuronale o ormonale, hanno una funzione di rilassamento. Difatti, quando andiamo in avanti, e ce l'ha fatto vedere per esempio Michele nella posizione di Shashankasana, la posizione della lepre, quando andiamo in avanti generiamo una flessione, quindi dobbiamo scaricare l'ossigeno, l'aria all'interno del nostro corpo. Michele sicuramente vi avrà introdotto il concetto dei bandha. Uno dei bandha principali nella posizionato diciamo nell'area della cassa toracica è l'Uddiyana Bandha, quindi un bandha, un sigillo che ci consente in qualche modo di regolare la quantità di ossigeno e di aria all'interno del nostro corpo. L'allungamento intenso, Uttana, fa parte sempre del concetto di piegamenti, però per esempio Uttanasana, che è il piegamento non da seduto ma in piedi, poi ve lo mostrerò, ma comunque è abbastanza semplice da immaginare. Praticamente da Samastiti piegate il vostro corpo e cercate di toccare o il tappetino o i piedi. In quel caso, ancora una volta, andiamo a lavorare sempre sul principio di flessione. Al secondo ballet e al terzo ballet ci sono delle controposizioni. Le controposizioni sono importanti perché controbilanciare la posizione vuol dire mantenere equilibrio nel nostro corpo, e poi andremo a vedere anche il concetto di equilibrio. Quindi un'estensione posteriore è una posizione invece energizzante. Se vogliamo vederlo in termini energetici, potremmo dire che una posizione di estensione è yang, una posizione di flessione è yin.
Ora, se vogliamo anche tradurre in sanscrito, Pashchima fa riferimento ad Occidente, Purvatana o Purva fa riferimento a Oriente, quindi a Est. Piegamento laterale. Il piegamento laterale tipo Parsvakonasana è molto, o Parsvottanasana, è molto importante perché ci consente di allungare tutto il nostro tratto. Un esempio di, vediamo se riesco a trovarvelo anche su internet, così, anzi, ho proprio un appendice che posso aprirvi tranquillamente, ditemi quando vedete. Così la metto anche di confronto, di modo che riusciamo a vederle le posizioni. Ho fatto un piccolo compendio delle posizioni. Allora, andiamo direttamente in Parsva, che è questa qui. Allora, prendiamola, vediamo se riusciamo a trovare quella più semplice, che è Uttita. Altrimenti utilizziamo quella. Va bene, utilizziamo questa anche se in rotazione. Quello che a me interessa è che voi guardiate, diciamo, l'anatomia dell'asana. Come vedete, quest'asana vi consente di estendere tutta la parte del vostro torace, dell'addome, del bacino. Qual è la differenza tra Parivritta e Uttita? Allora, come vedete in questa posizione, l'omino, il nostro amico, sta praticamente ruotando il corpo rispetto, in questo caso sul lato destro, rispetto al lato sinistro. Quindi con il braccio destro sta andando all'esterno della gamba sinistra e quindi sta generando, oltre che un'estensione laterale, sta generando anche una rotazione, una torsione. Ok? Quindi Parsva è la fusione tra piegamento laterale e piegamento occidente allungando la parte posteriore. Appunto, proprio ne avevamo parlato, si introduce il concetto di torsione. La torsione è quella che ci consente, come nel caso di Lisa, di sentire o meno se la nostra schiena risponde a uno stimolo troppo intenso oppure a uno stimolo benefico. Le posizioni capovolte sono quelle che più amo, le Viparita, proprio perché una delle più belle, che Viparita Karani, consente davvero di, oltre a invertire il nostro corpo e generare una circolazione sanguigna, sentire lo stimolo veramente energetico di tutti i chakra, in particolare del Muladhara Chakra. Allora, quante asana? Le asana, incredibilmente, vi assicuro che esiste un libro con tutte queste asana che ho scaricato, sono 84.000, però alla fine, come avete potuto vedere anche dalla pratica di Michele, ma in generale, si parla di una ventina di asana, vado addirittura troppo in là. Si parla di 26 asana nel Bikram Yoga, ma quello che ha voluto fare Michele, ma come facciamo un po' tutti, è andare, puntare sulla qualità. Quindi magari poche asana, ma fatte bene. E soprattutto asana che siano in una linea logica chiara. Cioè, se io faccio una flessione in avanti, ripeto, è sempre importante generare un'estensione. L'origine delle asana. Allora, le asana appunto sono nate come terzo anga per andare ad accomodare il nostro corpo e stimolare gli organi interni e i sistemi endocrini, linfatici e neuronali. Quante asana esistono? Allora, esistono le asana tradizionali, le asana moderne. Qual è la differenza? Generalmente nello yoga hatha o nel tantra o
Nel Kriya Yoga si usano delle asana molto meditative e molto statiche, mentre nelle moderne si cerca di utilizzare un certo dinamismo. Ora faccio un attimo una domanda a voi, se volete, perché è molto interessante capire che cosa preferite tra le asana statiche e le asana dinamiche, e secondo voi perché un'asana statica può a volte funzionare di più di un'asana dinamica. Chi è che vuole rispondere, giusto per rendere un po' attiva la nostra conversazione? Posso provare io, se vuoi? Sì. Allora, premetto che io sono un'assoluta principiante in yoga, infatti ho scelto questo corso e mi sta piacendo molto proprio perché me lo sta facendo. Grazie, Margherita. Conoscere un pochino a 360 gradi, essendo una neofita completa. Sì. Io sono insegnante di Pilates. Quindi, mi interessa lo yoga proprio per ampliare, come dicevamo prima, il mio bagaglio culturale e non offrire solamente il Pilates tradizionale, certo, ma contaminarlo con tante cose. Sì. In particolare amo tantissimo il movimento miofasciale, quindi tutti i discorsi, sì, che hai fatto prima sulle torsioni, eccetera, per me sono fondamentali. Fantastico. Per quello che è la mia formazione, io preferisco una dinamica più fluida, tipo il vinyasa mi piace molto, perché queste fluide transizioni da un'asana a un'altra che mi danno proprio la sensazione di muovere, la mobilità, no? il mettersi veramente in gioco a tutto tondo con tutto il corpo in maniera estremamente dinamica. Penso che una posizione statica sia fondamentale per l'allungo, per raggiungere poi quei benefici di allungamento e di rilassamento che magari una pratica più fluida non ti consentono, perché il passare velocemente da una posizione all'altra significa forse a volte, per come la sento io, sfruttare più la forza e meno l'allungamento. Sono assolutamente d'accordo con te. Voglio aggiungere un qualcosa che volevo raccogliere anche da un piccolo estratto. Vediamo se riesco a trovarlo. Allora, quello che a volte, e sono comunque d'accordo con te, ci dà più beneficio è l'immediato. Attenzione a quello che dico. Tu fai una pratica di fluidità, una pratica dinamica e senti subito il beneficio. Esatto. Però sembra strano, e guarda caso, molte persone con l'età vogliono scegliere una pratica di Hatha Yoga perché si lavora sul cosiddetto tendine del Golgi. È una cosa veramente affascinante, ve lo dico, perché da lì io sono riuscito a capire quanto è importante anche avere una pratica statica e quindi di Hatha Yoga. Adesso volevo un attimo, se mi perdonate un minuto, volevo cercare che cos'era il tendine del Golgi tra i miei eccolo qua, perfetto, benissimo. Non parla proprio di tendine del Golgi, vediamo se riusciamo proprio a trovare. Eccolo qua, forse. Sì, direi di sì. Sì, eccolo qui. Allora, ci mettiamo, siamo agitati, magari siamo dei praticanti di fitness, abbiamo il cortisolo abbastanza alto, abbiamo addirittura, visto che siamo dei bodybuilder, dei muscoli contratti. E tu, soprattutto Margherita, che sei un'insegnante di Pilates, avrai sicuramente trovato delle persone che fanno delle attività sportive intense, o addirittura persone che fanno proprio pesistica a livello di ipertrofia muscolare e vengono da te perché hanno comunque delle contrazioni, dei dolori alla schiena, visto che la sedentarietà li porta a stare male. Quindi loro farebbero fatica inizialmente a tenere una posizione statica, però la posizione statica è quella che ha più efficienza poi in futuro sulla parte della meditazione, perché il tendine del Golgi è un tendine che consente di collegarsi alla corteccia, lasciami dire, spinale, e anche chiaramente al nostro sistema neuronale.
Quindi quando noi teniamo una posizione statica e ci invitano e ci tengono nella posizione, la prima reazione è quella di, tra virgolette, impazzire. La prima esperienza, ve la posso assicurare così. Però che cosa vi dicono? Mantieni il respiro costante, lavora sull'Uddiyana Bandha, sul Jalandhara Bandha, lavora sull'abbassamento del diaframma ed eventualmente, se riesci, mantieni gli occhi chiusi. In uno stato dove il respiro è tutto, perché noi possiamo non mangiare per un giorno, non bere per mezza giornata, non possiamo non respirare per anche solo 5 secondi. Quindi nel momento in cui attiviamo la nostra alimentazione più importante, che appunto è il respiro, riusciamo a trasmettere tra il tendine, la corteccia cerebrale e le vertebre uno stato di rilassamento. E guarda caso, noi riusciremo ad avere lo stesso effetto di una pratica dinamica come il Vinyasa, ma anche con un beneficio quale la consapevolezza del respiro. E oltre al pranayama, probabilmente ve l'ha fatto vedere anche il vostro Michele, abbiamo il pratyahara, cioè il quinto stadio di ritrazione dei sensi. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a sfruttare la possibilità di mantenere statica la nostra posizione, riusciamo a lavorare sui muscoli agonisti e antagonisti, quindi nella globalità a mantenere il nostro corpo in uno stato di benessere. Michele, voglio chiederti solo una cosa, se mi posso permettere. Quando tu le prime volte praticavi Ashtanga Vinyasa Yoga, come ti sentivi? Ma io arrivavo dall'arrampicata, dove c'era la voglia di tirare, e quindi praticavo in maniera essenzialmente mentalmente errata. Nelle posizioni. Voglio andare però più in profondità nella cosa, perché è a volte un'illusione, l'ho passata anch'io, perché anch'io con Lino Miele ho praticato Ashtanga Vinyasa Yoga per 2 anni. Avevi l'impressione che inizialmente eri rilassato, quasi esausto, però quella tensione dopo N ore ritornava? Mi ricordo questa cosa. Me la ricordo. Ok, non c'è problema. Quello che vi voglio dire è che una pratica di Vinyasa, di Ashtanga Vinyasa Yoga, è una pratica molto dinamica. Se però voi arrivate a praticare anche un Hatha Yoga, quindi a mischiare una pratica dinamica con una pratica di consapevolezza, con una pratica statica, avete fatto sostanzialmente bingo. Quindi, per esempio, una pratica che ci ha insegnato Michele, che ci ha guidato Michele prima, è perfetta perché è un connubio di dinamicità e di staticità. Ok, andiamo avanti. Posizione sulla testa. Faccio una domanda, vedo di coinvolgere anche le altre ragazze. Lisa, secondo te, prima di tutto, la posizione sulla testa potrebbe essere benefica nel tuo caso, e eventualmente cosa necessita la posizione sulla testa per essere praticata nel migliore dei modi? Allora, cioè nel mio caso intendi per il discorso del mal di schiena, immagino. Sì. Ok. Dopo parliamo anche del mio mal di schiena, perché secondo me mi sto dando anche una risposta al mio dolore. Bene, io sono molto prolisso, quindi perdonatemi per il mio modo. Vabbè. Allora, no, torniamo a me. Secondo me, così, ma io non ho competenze medico... zero. Ma noi non siamo medici, io e Michele non siamo medici, né tantomeno ci sostituiamo.
direi che di conoscenza del corpo così dettagliato, e quindi mi fa piacere, dico la verità, approfondire. Penso di sì, perché allora mi viene da dire che una cosa fondamentale quando si è in una posizione sulla testa siano gli addominali, credo. Giustissimo, difatti, guarda che cosa c'è scritto qua: core is engaged. Quindi l'addome, il pavimento pelvico, vedi, over crown of the head, il pavimento pelvico è attivo, ok? Però io alla tua risposta direi ni, nel senso, se tu non hai mai praticato una posizione sulla testa shirsasana, per meglio dirci in termini sanscriti, potresti andare invece a compromettere il tuo corpo. Perché? Come puoi notare, qua noi andiamo a lavorare appunto sulla testa. Il cranio, quindi la parte del foro occipitale, deve essere in qualche modo accomodata da una buona posizione delle mani e degli avambracci. Tu immagina solamente di ricevere una pressione costante pari al tuo peso. Al tuo peso, lasciami dire, per la forza gravitazionale. Quindi vuol dire che se tu non sei in grado di chiudere bene i gomiti, di appoggiare bene gli avambracci, di attivare benissimo il core, di andare in retroversione del bacino, ok? Quindi io lo dico buffamente coda tra le gambe, quindi vuol dire chiudere bene, stringere bene i glutei e portare il bacino in avanti, retroversione. Ok? E andare in un certo modo ad allineare le gambe di modo che non siano un peso, tu vai a schiacciare le vertebre cervicali dalla C1 alla C7, oltre che probabilmente ad arrotondare, o meglio, a inarcare di più la tua schiena, creando per lo più una iperlordosi. Adesso vado nel caso, diciamo, nel warning, lasciami dire. È quello che cioè io ho proprio dolore alla base della schiena, diciamo. Il dolore alla base della schiena nasce sostanzialmente da una mancata mobilità del bacino, prima, secondo, del cosiddetto muscolo dell'anima, che Michele probabilmente vi avrà, o comunque che avrete letto, il famoso iliopsoas. L'iliopsoas è quella, diciamo, io la chiamo cintura di sicurezza, mi piace chiamarla così, perché la cintura di sicurezza, se voi immaginate in auto, è proprio quella fascia che si allunga, quindi voi potete decidere quanto allungarla, però a un certo punto deve essere chiusa, deve essere bloccata. Quella fascia però è mobile, ma vi consente al tempo stesso di mantenervi. Quindi avere un iliopsoas, una fascia che parte dal basso addome fino al gluteo, vi consente di evitare iperlordosi, ma soprattutto quello che sta accusando purtroppo mia madre, il nervo sciatico. Quindi nel momento in cui sentite per esempio un dolore, o un fastidio o un formicolio nella parte posteriore della vostra gamba, il vostro iliopsoas non è attivato bene, ci sono delle vertebre che sono leggermente schiacciate o spostate, e soprattutto potete avere dell'iperlordosi o comunque della lordosi, ok? Quindi la posizione sulla testa, io in questo caso, Lisa, ti direi ni, perché quello che è importante, Lisa, nel tuo caso è lasciare libere di muoversi le tue vertebre. Tu devi immaginare che tra una vertebra e un'altra c'è il cosiddetto liquido sinoviale. Vediamo se ve lo faccio vedere. Abbiamo perso Chiara. Ok. Ah, vai avanti, non ti preoccupare. Va bene. Adesso lei si riaggancerà, spero. Ok, allora, vediamo. Eccola qua. Allora, una cosa velocissima che però ha a che fare con lo yoga. Allora, voi avete un disco intervertebrale e una vertebra. Ricordatevi sempre che tra i dischi noi abbiamo un liquido che fa da cuscinetto. È importante nel tuo caso, Lisa, preservare questa superficie,
preservare l'elasticità ed evitare gli schiacciamenti. Quindi fare in modo che tutte le posizioni che tu pratichi siano di allungamento, di flessione e allo stesso tempo di una estensione controllata. Devi evitare assolutamente gli schiacciamenti. Quindi anche un cobra, ma fatto bene, può aiutarti. Un cobra fatto male, con un inarcamento troppo pesante, soprattutto sulla parte bassa del tuo corpo o sul collo, può creare soltanto delle piccole contratture, che poi nel tempo possono trasformarsi anche in ernie. Ok, yoga alimentazione. Allora, noi purtroppo abbiamo la tendenza a mangiare cibi che hanno delle sostanze molte volte troppo minime. Per esempio, il raffinamento della farina, del riso, non ci porta sicuramente ad avere i giusti nutrimenti. Tant'è vero che a volte utilizziamo i cosiddetti supplementi, che è una supplementazione, mi viene da ridere, quando noi potremmo prenderlo tranquillamente dai cibi. Ricordatevi di ascoltare il vostro corpo. Io non voglio essere del partito dei carnivori, degli onnivori, dei vegetariani, dei vegani. Io dico soltanto, e lo sperimento anche su me stesso, quando mangio un cibo e dopo aver mangiato quel cibo, generalmente in 2 ore sento una certa staticità, una certa tamasicità, o inizio a sudare, sento un odore molto forte, quasi acidulo del mio sudore, vuol dire che si stanno generando delle tossine. Quindi importantissimo che quando fate yoga riuscite ad ascoltare il vostro corpo. Ma in verità lo yoga è ascolto. Lo yoga ci consente anche di sentire non soltanto fisicamente il nostro corpo fuori, ma anche dentro, come sta digerendo e come noi andiamo in bagno. Ok? Questo è importantissimo. Questo viene proprio dal concetto, addirittura dalle discipline di Tantra Yoga. Quindi ricordatevi che le posizioni della candela, Shalambha Sarvangasana, e la posizione invece di Shirsasana, quindi della posizione sulla testa, può portare una circolazione molto forte e quindi può portare anche il rilascio di metaboliti, ma soprattutto portare disfunzioni da un punto di vista nervoso, del sistema nervoso, endocrino e linfatico. Quindi assolutamente cercate, ma lo sapete già, di mangiare cibo sano che vi piace, di mangiare soprattutto leggeri se prima dovete praticare, e se avete mangiato almeno di astenervi dal cibo, quindi di far digerire il cibo dal vostro corpo con 3 o 4 ore. Bene. La parte di categorizzazione l'abbiamo fatta. Ora volevo farvi vedere, prima di andare avanti con le altre presentazioni, appunto una piccola appendice che io ho fatto sulla distinzione torsione in piedi. Un'altra categorizzazione importante è: noi le torsioni non le facciamo soltanto in Ardha Matsyendrasana, cioè da seduti, ok? Noi, come potete vedere, le possiamo fare in piedi, e anzi, forse ce ne sono di più in piedi che da seduti. Ora, due, secondo me, tra le più belle posizioni che sono anche quelle di partenza nella pratica di yoga, sono il Parivritta Trikonasana e, come abbiamo visto anche prima, il Parivritta Parsvakonasana. Cerchiamo di capire che cosa significa Parivritta. Parivritta significa, come abbiamo detto prima, ruotate e contorsione. Trikona, su prefisso sanscrito, indica triangolo, e asana, posizione confortevole. Quindi la posizione confortevole del triangolo ruotato.
faccio una domanda a questo punto a Margherita. Sì. Margherita, secondo te, da un punto di vista dell'attivazione muscolare, un Parivritta Trikonasana che cosa coinvolge? Cioè, se tu dovessi un po' riprendere la presentazione stilizzata che ti ho condiviso, sì, su che cosa lavoreresti? Ti aiuto. Sì. Flessione, estensione e torsione. Ok, qui c'è estensione della colonna e torsione sicuramente. Poi dal punto di vista muscolare un bel radicamento dei piedi ci vuole, quindi la forza io la percepirei dalle gambe, che devono alleggerire la colonna, insomma devo imparare a scaricare bene il peso per rendere la posizione comoda, appunto, perché sennò non riesco a tenerla. Quindi in realtà è una posizione di grandissima mobilità e leggerezza per la colonna e di grande forza per le gambe. Ecco, sono assolutamente d'accordo. Una cosa voglio soltanto, sì, voglio soltanto inserire. Sì. Allora, tu mi hai parlato di estensione. Molte volte ho anche degli individuali che seguo, sì, che prendono questo concetto di estensione un po' troppo alla leggera. Quindi, come hai detto te, quando si parla di estensione della schiena, nel senso che quello che a me invece interessa è una flessione del mio corpo rispetto al punto perno che è il bacino. Quindi importantissimo essere in grado di saper flettere il tuo corpo in avanti. Perché cosa succede? Guarda questa gambetta che non mi piace tanto. Guarda questo ginocchio. Sto cercando di zoomare. Guarda questo ginocchio a volte come rientra. Guarda anche qui il ginocchio come rientra. Nelle mie pratiche questo tipo di ginocchio non piace. Perché? Perché vuol dire che tu vai a lavorare principalmente sul ginocchio. Cosa vuol dire? Se non hai fatto una buona estensione, se non hai controllato bene il pavimento pelvico, se non hai allungato la schiena, che non vuol dire estenderla totalmente, no, allungarla vuol dire mantenerla in equilibrio con il suo fisiologico. Sì, sì. Ok, non sei in grado, se non tieni questi rimedi, di allentare la tensione sulla gamba. E io ho notato molte volte che le persone fanno una fatica e hanno a volte anche dei dolori alle gambe, qui e sulle caviglie, perché appesantiscono per una flessione sbagliata il peso, almeno il 60% del peso, sulla gamba, in questo caso sinistra. In più, condiscici pure una torsione. Ale, abbiamo praticamente distrutto una persona che può avere problemi. Immagina solo Lisa che ha dei problemi di schiena, noi gli facciamo fare una torsione ma non la seguiamo bene, fa una torsione sbagliata, non va altro che a schiacciare e addirittura a ruotare il nostro le vertebre sulla parte bassa, le vertebre lombari, un po' quasi come spremere un'arancia, capisci? E non fa bene. Io nelle pratiche dico sempre: immaginate che il vostro corpo durante le torsioni sia uno straccio intriso d'acqua. Immaginate proprio di lavare un pavimento. Voi quando inspirate, gettate il vostro panno all'interno del secchio d'acqua. Quando torcete, strizzate il vostro straccio, quindi strizzando bene il vostro straccio togliete l'acqua, però strizzare il vostro corpo, quindi metaforicamente parlando, strizzando troppo il vostro straccio lo andate a comprimere, invece allungate lo straccio e strizzatelo, vedrete che tutta l'acqua viene tolta, viene strizzata, lasciatemi dire, in maniera uniforme. E questo è il concetto del nostro corpo su un'anatomia, su un'asana di torsione e di flessione. Comunque, Margherita, è chiarissimo, sei stata bravissima a spiegare. L'unica cosa, appunto, metterei l'accento sulla flessione, la flessione, diciamo,
prolungata e meditata, se così possiamo dire, del nostro bacino, del nostro corpo rispetto, del nostro busto rispetto al manca, per una migliore distribuzione. Sì, anche in relazione a tutto il discorso che facevi prima dello psoas, perché è una posizione. Assolutamente. Assolutamente. Per esempio, una posizione, ecco, grazie del tuo assist, anche se vabbè, in questo caso lo psoas viene relativamente coinvolto, quando facciamo delle posizioni di apertura, soprattutto del bacino, noi coinvolgiamo lo psoas. Sì. Questo è un Parivritta Ardha Chandrasana che ha una mezza luna ruotata, ma se andassimo a questo punto a vedere le posizioni di torsione, scusatemi, delle posizioni. Volevo vedere se le trovavo, no, probabilmente, allora faccio così, faccio prima. Ok, vi faccio vedere questa posizione, per esempio. Un attimo di pazienza, questa qui, ve la metto qua. Eccola qui. Questa posizione è meravigliosa per lo psoas, ok? Come potete vedere, non per questo esistono le modelle, quanto è attivato l'addome, ok? Sì. Allora, potete vedere il fianco aperto, ma soprattutto qua non mi piace tantissimo il ginocchio. Se riusciamo a lavorare sul respiro di modo che il ginocchio sia leggermente, ma leggermente piegato, di modo da non inficiare, vedete sulla parte della caviglia, guardate la caviglia quanto è in tensione, basta un niente per cadere. Adesso lei è brava perché utilizza l'addome, utilizza il respiro, la concentrazione. Un'altra cosa che io di solito insegno è portare la mano, in questo caso destra, sul fianco. Uno dice, perché devo portare la mano destra sul fianco? Mi vuoi rispondere, Lisa? Perché io invito le persone a portare, in questo caso, visto che lei è in apertura sulla destra, a portare la mano destra sul fianco? Fai una domanda difficilissima. No, non è difficile. È tutto frutto di sperimentazione. Prova a mettere adesso, a mettere magari adesso la mano sul fianco destro e a piegarti leggermente verso sinistra. Cioè, fai questa prova. Cioè, anziché dici fare così. Esatto, ma anche adesso, ma anche adesso sei seduta. La distribuzione del peso, nel senso che la mano aperta comunque ti obbliga a usare maggiormente. Quello che vi voglio portare è alla qualità dell'esercizio. Prendi proprio anche Margherita, anche Michele. Se volete, prendete, mettete la mano sul fianco destro e, visto che siete seduti, piegatevi leggermente verso sinistra e rivolgete lo sguardo verso il soffitto, anche da seduti. Cosa sentite con la mano sul fianco? Collo molto più libero. La spalla più bassa. Sì, la spalla. Cioè, con la scapola è più bassa. Bravissima, scapola retratta. Quindi una scapola retratta ci consente di aprire bene la cassa toracica, di alzare eventualmente la clavicola, ok? E consentire di respirare meglio. Voi sicuramente avrete visto il pranayama. Il pranayama è trifasico, o meglio, il respiro yogico completo include anche la respirazione toracica e clavicolare. Quindi, aprendo bene la spalla, retraendo le scapole indietro, sollevando leggermente la clavicola, riuscite a dare adito all'espansione, in questo caso del torace e soprattutto del polmone sul lato destro. Ok? Sono cose che a volte non vediamo, delle sottigliezze, ma che possono cambiarvi veramente la vita, ragazzi. Ok, allora, quindi abbiamo visto le asana in torsione in piedi.
Andiamo a vedere le asana in torsione in ginocchio. Ok, secondo te, faccio una domanda. Ok, faccio una domanda a Margherita, visto che è un'esperta del settore. Un Parivita Padasta Anijasana. Secondo te, che diciamo, che problematica può dare un neofita e come eventualmente possiamo risolvere questa, questa piccola, diciamo, questo piccolo warning? Allora, la problematica, la prima, è che non riescono ad afferrarsi il piede con la mano. La primissima che proprio non ce la possono fare. E poi sicuramente il ginocchio in appoggio, che bisogna stare molto attenti alla posizione del piede, in questo caso destro rispetto al ginocchio destro, sì. Perché se abbiamo il ginocchio troppo più avanti rispetto al piede andiamo a appesantire molto l'articolazione. Bravissima, per quello che si dice mantenete a 90 gradi, esatto. Ed è per questo che per esempio questa posizione, non so se vedete la mia freccettina, sì. Ed è per questo che queste posizioni non mi piacciono. Proiettandola qui abbiamo un altro warning che vi volevo far vedere, che era questo, sì. Bisogna stare attenti, sì. L'appoggio sul ginocchio lì. Sì. L'appoggio sul ginocchio, magari aiutandoci con un tappetino, come vi ho detto prima, il lattice in gomma o che comunque sia morbido, ma soprattutto stare attenti perché persone che hanno dei legamenti deboli possono risentire di questa posizione. Voi dovete immaginare che questa posizione, ok, questa angolatura, se voi avete studiato fisica, la fisica dei vettori, genera una forza vettoriale di spinta verso l'esterno qui devastante rispetto a mettere a 90 gradi, come in questo caso, il nostro ginocchio. Sì. Quindi io non consiglio molto di tenere questa posizione. Io consiglio eventualmente l'inarcamento e quindi se vogliamo lo faccio vedere proprio in immagine, io preferisco una posizione simile se proprio vogliamo lavorare sul ginocchio, che è questa. Questa mi piace come posizione. Sì. Piuttosto che chiudere troppo le gambe e inficiare sul ginocchio, preferisco, se proprio vogliamo, estendere tutta la parte del quadricipite e contrarre leggermente il femore, lavorare su Dhanurasana. Quindi preferisco in segno di più delle posizioni così o delle posizioni con il ginocchio rilassato, ma con il ginocchio, in questo caso sinistro, a 90 gradi, ok? Piuttosto che fare la posizione in Anjali Mudra, come in questo caso, vi chiedo, appoggiatevi a un mattoncino, a un props. Sono fatti per questo. Poi li vedremo anche nella pratica, chiaramente. Bene, posizioni da seduto. Alisa, una posizione come Ardha Matsyendrasana o anche molto semplice come Parivritta Sukhasana possono fare bene, ad eccezione che cosa, Lisa? Ad eccezione di che cosa queste posizioni ti facciano bene? Ah, che tenga bene la schiena dritta e stesa. Bravissima. Verso l'alto. Immagina sempre di essere uno straccio intriso d'acqua. Se tu appallottoli lo straccio per strizzarlo, hai una componente non omogenea e a volte non riesci a strizzare benissimo tutta l'acqua. Invece se tu allunghi lo straccio e piano piano lo strizzi, riesci a togliere l'acqua benissimo. Ok? Stesso discorso nella posizione appunto della torsione. Quindi inspiri, allunghi la schiena ed espiri, ruoti la schiena, ma senza piegarti né in avanti né indietro. Per esempio questa posizione per te, no, preferisco questa posizione o eventualmente, guarda che bello, questa posizione o questa posizione, ok? Già qui una posizione un po', lasciami dire, compromettente. Questa bella, se riesci a farla, ma occhio al ginocchio, ok? Ok, queste posizioni un attimo le salto perché
per dei principianti, con tutto rispetto, non le voglio presentare perché possono solo far male. Quindi un'altra posizione a terra fantastica che faccio fare per esempio a mia madre, che ha problemi purtroppo di nervo sciatico, è quella dell'ekapada parivartanasana. Questa è una posizione che si può chiamare anche del twist in inglese, e ci consente di aprire il nostro corpo in torsione. Ora, una domanda che vi voglio porre. Secondo voi, meglio... Anzi, vi faccio due domande. Faccio una domanda a Margherita. In questa posizione, l'attivazione dell'addome e del respiro com'è? Mi spiego. Sei a polmoni pieni o a polmoni vuoti? Allora... Se voglio raggiungere bene col piede, diciamo, la posizione più vicina al terreno che riesco, mi viene da dire l'addome, cioè preferirei avere i polmoni vuoti. Bravissima, immagina sempre, mi raccomando, nelle torsioni, immaginate sempre lo straccio. Se voi immaginate, metaforicamente parlando, lo straccio intriso d'acqua, capite che quando fate una torsione state... espirando, state strizzando, quindi è un'attivazione molto importante sul sigillo Banda Uddiyana, ok? Quindi polmoni vuoti. Io di solito faccio fare anche questa posizione rivolgendo lo sguardo, in questo caso verso sinistra, ok? In modo da avere una torsione anche, una torsione del collo. Queste poi sono altre varianti che vi lascio fare, diciamo, ma secondo me la migliore è questa. Ecco, una domanda che ti volevo fare. L'attivazione è migliore con la gamba dritta o con la gamba piegata? L'attivazione dell'addome? Scusami, l'attivazione della posizione, l'efficacia della posizione. L'efficacia della posizione. Pensaci e sperimenta. Sì. Prova a farlo anche adesso. Prova per esempio a mettere le gambe incrociate e prova a spostare leggermente o la gamba, per esempio se hai incrociato la destra sulla sinistra. Sì. Prova con il braccio e la mano sinistra a spostare la gamba, sì, afferrandola al ginocchio destro. Ok? Sì. Ora prova ad allungare la gamba ed afferrare eventualmente la pianta del piede, ok? E prova a spostarla leggermente verso sinistra. Sì, con la gamba tesa è più sfidante, più... Bravissima. Sì. È più sfidante perché devi anche utilizzare la forza la forza del braccio, e hai anche un movimento delle scapole, esatto. Ok? Perché chiaramente le scapole rientrano leggermente in fuori e quindi tu hai una tensione localizzata sul lato, nel mio caso per esempio che sto sperimentando sinistro. Sì. Invece con la gamba piegata tu dai una maggiore attivazione appunto alla zona interessata, quindi al basso ventre e anche alla parte bassa della schiena, quindi la parte lombare. Ok? Ok, posizioni sulle mani. Non mi piacciono assolutamente queste adesso per dei principianti, perché quello che a me interessa non è acrobatica, non è resistenza, non è challenging, ma è attivazione dell'addome. Io voglio che voi sviluppiate un senso critico del core, quindi del cuore e quindi l'addome. Con il pranayama, con i banda, avete capito come muovere l'addome, con eventualmente il nauli, che è una tecnica appunto di movimento dell'addome, riuscite addirittura a gestire il vostro corpo, ma per adesso quello che a me interessa è imparare ad attivare l'addome. Poi si potranno fare queste posizioni, ma non ora.
Asana in inversione, meraviglia, meravigliosa, Sarvangasa, una panacea, ma attenzione, per una persona come Lisa o per una persona che ha mal di schiena, importante per esempio riuscire ad arrotolare anche un asciugamano sotto il collo per ammorbidire la posizione appunto del collo sul tappetino e mettere, se possibile, il mento alla gola per andare a stimolare, oltre che l'estensione del tratto cervicale, anche per andare a stimolare la tiroide. Ok? Alasana, un'altra posizione meravigliosa, ma io a volte preferisco, anche per i partecipanti, Karnapidasana. Una persona dice perché? Ma perché semplicemente Karnapidasana, oltre che darmi una, nel mio caso, attenzione, una rilassatezza più profonda rispetto a una tensione che devo tenere delle gambe, io riesco a sentire proprio tutto il mio essere, mi accovaccio e spiritualmente come essere in uno stato embrionale. Ok? È bellissima questa posizione. Comunque, tutte e due sono benefiche. Però guardate anche l'attivazione del mento qui rispetto a Karnapidasana. Leggermente diversa, vedete, una e due. Quindi io adotto sempre delle pratiche di contatto del mento alla gola. Setu Bandhasana l'avevamo fatta prima anche con Michele. Allora, io l'ho chiamata Ardha Chakrasana. In verità la migliore posizione che ci ha fatto fare anche Michele è questa, più che questa, perché ancora una volta potete pretendere di sforzare il vostro corpo se il vostro corpo non è abituato. Quindi lavoriamo su delle posizioni morbide che però attivano tutto il nostro corpo e tutti i nostri sistemi. Ok, queste chiaramente le salto. Ci sono intanto delle domande. Noi purtroppo abbiamo perso una persona, giusto Michele? Sì, ha scritto che ha avuto un'emergenza grave, comunque. Intanto la stiamo registrando, quindi eventualmente poi Claudio deciderà di passare in differita la registrazione, quindi dopo tutto non si è persa, grazie a Dio non si è persa nulla. E Lisa, Margherita, Michele, ci sono delle domande? Volete fare delle domande intanto? No, volevo solo chiedere la posizione rovesciata, quella che hai fatto vedere prima, sì, quella che io chiamo rollover in Pilates. Quale però? Queste due, quella l'aratro. Ecco, che tu invece hai detto che preferisci l'altra, no? È più difficile arrivarci, cioè vederla così mi sembra più complicata, perché veramente qui tutta la linea posteriore è in allungo massimo, quindi... Sai che cosa è difficile? Allora, tu mi stai parlando di difficoltà con Alasana o con Karnapidasana? Cioè, secondo me, a vederla così, non avendola mai praticata, Karnapidasana mi sembra più complicata. Sì, ti spiego subito perché. Perché tu stai vedendo una cosa, che è l'allungamento della schiena. Esatto, io vedo che qui tutta la linea posteriore fasciale, la chiamo io, deve essere bravissima. Giusto. Okay. Difatti, in questo caso cosa succede? Devi avere dei muscoli lombari molto forti, o meglio, devi avere la capacità di controbilanciare i lombari con gli addominali, altrimenti si crea la cosiddetta culla, nel senso che io ho visto delle persone facendogli fare questa posizione che brum, cadono a terra. Cadono, esatto. E diciamo, lo vedi che è una forma d'uovo, anatomicamente parlando, quindi l'uovo non riesce a stare sulla base minore in piedi, cade per forza sulla base maggiore. Però, a differenza chiaramente della classica aratro, dove addirittura tu le mani le incroci, quindi appoggiando gli avambracci e le braccia a terra, crei proprio una sorta di staffatura sul tappetino, ok? Qui hai un coinvolgimento, non so come dirti, se tu riesci a lavorare sul Bandha, sull'Uddiyana Bandha, sul Jalandhara Bandha, addirittura sul Mula Bandha, lavorando quindi sulla zona perineale, avendo sempre una buona attivazione muscolare, questa è la migliore. Per un principiante, Alasana va già bene, sì, ok?
sì. Per un neofita sicuramente al 95% non te la saprà fare Karnapidasana. Ok. Però, ripeto, ecco, io ho notato che le persone, i neofiti, riescono a fare Alasana leggermente con le gambe piegate e con le mani sui fianchi. Non è Alasana, però gliela puoi far già fare. E non è una cosa da poco, ok? Eventualmente puoi mettere un rialzo sul collo in modo da lavorarci. Ma visto che mi hai chiesto questo, vediamo se riesco a prendervi e poi cominceremo con le posizioni, scusate, con le sequenze pratiche. Vediamo di anatomia delle inversioni. Andiamo leggermente sull'anatomia delle inversioni. Allora, io ho studiato su questo libro che è meraviglioso. Ok, questo libro è fantastico. Questi colori, e vi ho fatto vedere un pezzo anche prima, questi colori indicano tutti i coinvolgimenti in termini di forze. Quando abbiamo una estensione, il colore è rosso. Quando abbiamo una contrazione, il colore è blu. Quindi la massima contrazione si ha qui, sulla parte, sulla fascia del quadricipite e sulla fascia del, del gran dorsale. Le minori contrazioni, vedete, sono in colore azzurro o le minori estensioni sono in colore rosaceo quasi, ok? Allora, riprendo un attimo la teoria delle inversioni, poi giuro che mi taccio, facciamo soltanto una parte di automassaggio e poi mi taccio. Allora, il pavimento pelvico durante tutta la giornata accoglie il peso degli organi addominali. Ed è per questo, Lisa e Margherita, che a volte noi abbiamo la costipazione, proprio perché il peso a volte non, come dire, un peso che non viene alleggerito o una mancata mobilità degli organi interni ci porta appunto a delle costrizioni, a delle costipazioni. Se i muscoli di questa regione del corpo non sono in tono e non si è in grado di controllarli consapevolmente, il pavimento pelvico tende a cedere un po', a prolassare oppure in altri casi a irrigidirsi. Io ho visto più che altro a prolassarsi, ok? In queste condizioni finalmente si ha la possibilità di decongestionarsi. Quindi questa posizione non fa bene soltanto alla circolazione sanguigna, ma come vi ho detto prima, nel mio caso, per esempio, genera un calore immenso, proprio perché senti tutta la circolazione, addirittura sentite il flusso sanguigneo che percorre la colonna vertebrale. È anzitutto utilissima anche per l'intestino. Difatti, in casi di costipazione, si consiglia anche di utilizzare l'aiuto di un clistere e di mettersi in questa posizione se si riesce per far scendere meglio l'acqua all'interno dei vostri intestini. Effetti sul diaframma. Voi dite, caspita, il diaframma in questo caso è bloccatissimo. Sì, è proprio perché è bloccato noi riusciamo ad aumentare la capacità di respirazione. Quindi il diaframma in queste posizioni riceve il peso degli organi addominali dal basso. E in questo modo deve sostenere uno sforzo maggiore per compiere i movimenti adibiti alla respirazione. Ne risulta un allenamento molto benefico per questo muscolo importantissimo. Gli effetti inoltre si estendono anche allo sblocco di tensioni emotive somatizzate su questo muscolo. Alcune persone si sentono oppresse, soffocate da questa posizione, proprio perché non sono in grado di lavorare su questa membrana importantissima chiamata diaframma. Ora vado avanti giusto per chiederti, scusa, quello se io lo faccio, perché lì vedo comunque, cioè mi devo sostenere bene con le mani per non andare a comprimere la parte bassa della schiena, immagino. Siamo sempre lì, stesso discorso del Shirsasana. Tu non puoi pretendere di fare una posizione se non controlli bene il tuo corpo. Ora, se tu hai dei lombari, ma nel Pilates sicuramente, dei muscoli stabilizzatori in generale molto forti, le mani lavorano relativamente, diventano quasi dei treppiedi, ok? Dei piedistalli, ok?
Se invece tu non hai un pavimento pelvico attivato e buono, tu lavorerai purtroppo molto sulle spalle, sui gomiti e sulle braccia. E come puoi vedere anche in questo caso leggermente piegato. No, adesso pensavo alla schiena, scusami, il discorso della schiena bassa, eccetera, il fatto della compressione. Esatto, allora, la compressione la puoi allentare, come ho detto prima, con un asciugamano, per esempio sotto il collo. Però quello che vi dico sempre, cercate di portare il mento alla gola, perché portare il mento alla gola vuol dire allungare le vertebre cervicali. E cercate di chiudere i gomiti per allungare la schiena, di modo che il peso della schiena non vada a colpire, perché in questo caso, se tu lo vedi, diciamo da un punto di vista anatomico, vediamo se riesco, scusate. Luca, ti faccio una premessa, perché in pratica con loro abbiamo fatto pochissime inversioni, dovuto proprio anche a questa situazione qui, certo, Covid, eccetera. Io personalmente in questo formato digitale non mi viene proprio da far fare tante inversioni, se non a chi ne ha già una cogna. Certo, infatti quello che assolutamente vi ho detto anche prima, sono benefiche, però attenzione a chi ha problemi di schiena come Lisa, giustamente. Grazie per avermelo detto, Michele. Magari Margherita, ti chiedo eventualmente se puoi, nel tuo caso responsabilmente, lavorare e provarle solo se hai dei muscoli addominali e lombari forti, altrimenti questa potrebbe portare, diciamo, soltanto fastidi. Ok? Allora, a questo punto io direi di chiudere la parte delle inversioni e vi faccio vedere, se non ci sono altre domande, la parte invece più interessante, che è quella dell'automassaggio. Quindi andiamo sull'automassaggio. Allora, che cos'è l'automassaggio? L'automassaggio è, dopo una pratica, immaginate di aver fatto la pratica con Michele, la pratica con Luca di asana, o banalmente di alzarvi la mattina. Cosa volete fare? Volete prendere contatto con voi stessi. Allora, prendere contatto con voi stessi vuol dire riuscire a palmare il vostro corpo. Palmare il vostro corpo vuol dire toccare i muscoli. Toccare i muscoli vuol dire toccare i tessuti connettivi. Toccare i tessuti connettivi vuol dire riuscire a trasmettere una situazione da un punto di vista neuronale di benessere, andare quindi in parasimpaticotonia. Quindi nel contesto dello yoga, l'automassaggio, che non viene spesso coltivato, non viene spesso presentato, è invece, secondo me, importante. L'automassaggio può essere considerato come, io l'ho chiamato, una ciliegina sulla torta per una fine pratica, o anche come un risveglio quando vi alzate, per esempio, la mattina. L'automassaggio è anche un ottimo modo per prendersi cura di sé, ve l'ho detto prima, prendere contatto. Sebbene sia una pratica che può essere svolta nell'arco di pochi minuti, ha un forte significato, un potere simbolico, perché sbloccate quei nodi, ok? Immaginate proprio di sciogliere le vostre tubature, ok? Quindi di far fluire il sangue dalle terminazioni nervose, dai polpastrelli fino alla parte più interna. Si tratta quindi di un momento in cui puoi dedicare veramente delle carezze, e io vi esorto a farlo e vi spiegherò e vi farò vedere anche con delle slide come farlo. Allora, durante le asana noi possiamo sudare, oppure in qualche modo ci scaldiamo, ok? Quindi le ghiandole sebacee producono quindi del sudore o del vapore misto a, diciamo, del sebo. Quindi questo sebo, un po' come se fosse dell'olio delicato, ci consente di massaggiare la pelle senza strofinarla o senza rovinarla. Quindi una sorta di lubrificante. Questo nel tantra yoga è fondamentale, quindi il sudare, o meglio, il generare del calore, può aiutarci poi a fare dell'automassaggio.
Chiaramente, come vi ho detto prima, se voi anche adesso, se Elisa e Margherita provate a con il pollice o l'indice o con tutti e due o tutti e tre anche con il medio a toccare per esempio il vostro avambraccio, sentirete dei piccoli nodi. Quei nodi rappresentano appunto proprio i vasi linfatici. Se andate invece sotto il mento oppure sotto l'ascella, sentite delle piccole, lasciatemi dire, delle piccole palle. Queste piccole palline rappresentano il linfonodo. Quindi il massaggio in sé, vado a leggere, aiuta la circolazione della linfa che fa da tramite tra le cellule dei tessuti e i capillari sanguigni, circolando appunto nei tessuti, raccogliendo le cellule morte e le varie scorie, tra cui molte tossine. Quindi le scorie, vado al punto 4, vengono inglobate dai globuli bianchi che le scompongono in particelle e le trasportano nei capillari sanguigni. Dal sangue vengono poi portate ai reni e infine espulse dall'organismo. Lasciatemi dire, uno degli elementi di escretori più importanti, oltre che appunto i reni con la vescica o gli intestini, è appunto l'epidermide con il sudore. Quindi anche il sudore vi permette di eliminare delle tossine. Tanto è vero che quando siete in uno stato di acidosi, quindi avete mangiato per esempio male, sto sul generico, sentite proprio un odore molto forte del vostro sudore. Ricordatevi però che esiste anche la riflessologia plantare, famosissima e meravigliosa. A volte però ci rimettiamo agli altri per fare questa cosa. No, potete fare un automassaggio anche voi in profondità sulla parte che la medicina tradizionale cinese inneggia come la sede dei nostri organi e delle nostre emozioni, che è la pianta dei piedi. E qua vi ho lasciato, prendendolo spontaneamente da un sito internet, la mappatura della pianta dei piedi e dei suoi chiaramente punti in cui massaggiando andiamo ad attivare determinati organi. L'automassaggio può essere anche uno strumento per stimolare il sistema immunitario. E sì, assolutamente sì. Quando avete freddo o avete problemi di intestino, sono in atto delle costipazioni. Quando sentite dei dolori, ci sono dei blocchi. Quindi in qualche modo riuscite, toccandovi, a sbloccare, quindi stimolare il sistema immunitario, ripeto. Esercitare una pressione in queste aree è come strizzare queste piccole ghiandole, i linfonodi, a rilasciare in circolo i linfociti e a produrne linfa. I linfonodi sono maggiormente raggiungibili in aree come, abbiamo detto prima, collo e sottomento, dietro la nuca, cavo ascellare e inguine. Infine, sempre per quanto riguarda le difese, è possibile anche produrre uno stimolo efficace sul vago, un ramo del sistema nervoso autonomo parasimpatico, che porta quindi a un rilassamento, a uno stato beta, a uno stato alfa, a uno stato gamma, da un punto di vista neuronale. In particolare, una leggera pressione sui globi oculari può produrre velocemente questo stimolo. Ok, esiste una pratica yoga chiamata Sampavi Mudra che comprende questo tipo di stimolo, anche se con scopi diversi. Mi tengo molto sul generico in questa parte. L'automassaggio va praticato alla fine di tutte le pratiche, prima del rilassamento finale. Richiedendo questa pratica di essere eseguita in posizione seduta, è utile considerare di far tornare gli studenti in questa posizione, magari per una breve meditazione finale prima di proporre il massaggio. Le manovre sono molto semplici e possono essere facilmente imitate dagli studenti. Quanto tempo dedicare all'automassaggio? Dai 2 a 5 minuti, va benissimo.
si possono addirittura fare delle sessioni di yoga in cui lavoriamo sul massaggio, e le faremo nella nostra pratica. Intanto, chiudendo questa pratica, vi faccio vedere un piccolo documentino sull'automassaggio. Quindi da qui avete tutta la parte che vi ho sostanziato nella presentazione su come farla, soprattutto in termini di manovre. Quindi strofinare le mani insieme per riscaldarle e caricarle di energia, massaggiare i palmi delle mani e portare con i palmi delle mani il contatto alla fronte e poi dall'alto verso il basso per almeno 3 volte. Io ho scritto 3 volte, ma per almeno 3 volte, potete andare tranquillamente avanti, un po' come facevate gli impacchi per la congiuntivite. Vi è mai capitato di fare degli impacchi di camomilla per gli occhi stanchi? Ecco, il palmo della mano riscaldato serve appunto a scaldare, in questo caso, la fronte. Poi lavoriamo sulle sopracciglia, sede anche del nostro apparato cardiaco. Poi passiamo alle orecchie. Poi entriamo all'interno delle orecchie. Poi andiamo sui bulbi oculari, proprio come se facessimo, ripeto, degli impacchi di camomilla per acquietare il gonfiore dei nostri occhi. Poi lavoriamo sul naso e sulla punta del naso, ok? Lavorando principalmente sulla parte bassa del naso. E poi finalmente andiamo a lavorare sugli zigomi, le gote, e sul collo, utilizzando le mani quasi come se fossero, lasciatemi dire, dei piccoli bastoncini che vanno a toccare il nostro collo. Poi lavoriamo sul labbro superiore, labbro inferiore. Attenzione, questa parte nessuno ci presta attenzione, ma è sede oppure è stimolo per andare a creare il bruxismo, cioè il digrignamento inconsapevole dei denti. Quindi lavorate molto nello yoga sulle mandibole, sulle labbra, sugli zigomi e sul collo. Sono le sedi fondamentali per evitare il bruxismo, ok? Il digrignamento dei denti. Poi massaggiare appunto le tempie massaggiare il lato del viso partendo dalle tempie, scendendo poi in giù. Quindi un movimento che un po' come quando asciugate un finestrino, una finestra. Partite dall'alto e andate verso il basso. Quindi lavorate su questo movimento di scarico, ok? Poi andiamo sui linfonodi, come abbiamo detto prima. Quindi con i pollici sotto il mento. E poi andiamo con i palmi ancora a ripassare il collo. Questa è una panacea. E poi infine, e poi andiamo anche su con i polpastrelli a toccare i linfonodi sotto le ascelle, andare a strizzare oppure ruotare dolcemente le mani con il palmo della mano, l'avambraccio della parte opposta della mano. Andiamo a lavorare sulla singola falangia senza torcerla. Andiamo a lavorare con un massaggio dietro la schiena. So che non è facile, però lo possiamo fare con calma e pazienza, sempre dietro la schiena, per poi passare sul torace a taglio, andando sotto il petto, sotto il pettorale, per poi andare leggermente a strizzare l'addome, quindi andare a stimolare il nostro addome, i nostri organi interni, per poi andare a lavorare sulle gambe, soprattutto concludendo sui polpacci
sulle ginocchia e sulla pianta dei piedi, lavorandoci come abbiamo fatto bene, come abbiamo detto prima, lavorando bene sul massaggio della pianta del piede. Bene. Allora, se non ci sono domande, io mi fermerei qui e vorrei fare una piccola pratica. Sì. Benissimo, come potete vedere, io in questo caso, nella piccola saletta che ho adibito a sala di yoga, ho messo due tappetini. Un primo tappetino in verticale rispetto all'altro in orizzontale. Cosa state vedendo qua? State vedendo le linee che abbiamo tracciato prima, ok? Oltre che i miei bellissimi, le mie bellissime calzine rosse. Gialle. Allora, come vedete, questi segni servono proprio per riuscire a mettere i piedi in Tadasana oppure in Samastiti sulla linea. Inoltre, questo segno serve appunto a mantenere la posizione, per esempio, piede 45 gradi, ce l'ho perfetto. Questa linea serve a mantenere i talloni sulla stessa linea e quindi ruotare agevolmente, vedete, di 90 gradi il mio piede. Vedete, in questo caso io sono sicuro che i talloni sono in linea, quindi non perderò mai l'equilibrio. Questo lo potete fare con un tappetino da 25 euro. Il tappetino che vi ho fatto vedere da 140 euro, che è il cosiddetto Lee Form, questo, non so se Michele lo conosce, è un tappetino meraviglioso, però secondo me non ne vale molto la pena. Insomma, potete tranquillamente trovare un tappetino anti-grip come questo, addirittura anche al Decathlon o al Rei Yoga, e sicuramente questo è anche facile, lasciatemi dire, da lavare, però tra 140 euro e 25, massimo 30 euro, preferisco 30 euro, ecco. Bene, quindi prima cosa che dovete fare, che vi consiglio di fare nella vostra pratica, è creare queste tracce. Saranno la guida essenziale per la vostra pratica. Ora andiamo a metterci nella posizione di Tadasana per sperimentare il nostro corpo, come effettivamente prende forma. Ora, il primo elemento che abbiamo visto nelle asane è la propriocezione. Le persone non riescono molto spesso bene a palmare i piedi al tappetino. Cosa significa? Che anche il singolo mignolo si deve appoggiare a terra. Quindi quando voi vi mettete nella posizione, sollevate le dita dei piedi e spalmatele, ok? Proprio sollevatele e spalmatele, e poi, come una montagna quasi che si muove in funzione del vento, iniziate a oscillare a destra e a sinistra. In questo movimento, però, voi potete notare una rigidità, che è questa, il bacino. E allora, quello che insegno io è di solito cominciare piegando le gambe e inspirando a sollevare il vostro corpo. Io la chiamo onda vertebrale, quindi inspiro, allungo, espiro, sciolgo, contraggo. Vedete come sto facendo? Quindi inspiro, retraggo le scapole, apro bene il petto, espiro, sciolgo, scarico le tensioni. Inspiro, apro, eventualmente posso retrarre le scapole ed aprire i palmi delle mani. Espiro, sciolgo. Retroversione del bacino. Inspiro, anteroversione del bacino. Espiro, retroversione. Inspiro, cominciate sempre di più a sollevare le braccia per poi scaricarle, espirando. Inspiro. Espiro. Ancora una volta inspirate e da qui incrociate le falangi ed allungatevi se riuscite puntando i piedi. Allungate tutto il vostro corpo. Allungate, allungate, allungate
ed espirate, sciogliete, scaricate le tensioni appoggiando le mani a terra in uttita. Inspiro, espiro, scaricate. Mento alla gola, fronte alle ginocchia in uttanasana. Inspiro di nuovo, Ardha Uttanasana, rivolgete lo sguardo in avanti, espirate, sciogliete in uttanasana. E da qui di nuovo, inspirate ed espirate, piegate le gambe, mento la gola, fronte alle ginocchia. E poi piano piano spingete con le gambe, inspirate vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire, ritornate di nuovo in Tadasana Samasthiti e da qui inspirate, apritevi bene, ancora una volta espirate, sciogliete, scaricate le tensioni. Afferrate con la mano destra e la mano sinistra e il tallone destro e il tallone sinistro. Da qui piegate le gambe in espirazione. E in inspirazione allungate le gambe, divaricate i gomiti e portate la fronte alle ginocchia. Ed espirate, scaricate piegando le gambe. Lo faccio rivedere di nuovo in un'altra posizione. Inspirate, allungate, divaricate, mento la gola, fronte alle ginocchia. Ed espirate, piegate le gambe, scaricate le tensioni. Inspirate l'ultima volta nuovamente, divaricate i gomiti ed espirate, sciogliete, scaricate. Appoggiate le mani al tappetino, sciogliete le tensioni, piano piano vertebra dopo vertebra risalite, la testa è l'ultima a salire. Siete all'inizio del tappetino, di nuovo sollevate le braccia e questa volta andate sul lato sinistro, aprendovi, rivolgendo lo sguardo in alto, espirando. Inspiro, potete anche unire i piedi, espiro. Inspiro, sollevatevi, allungate il vostro corpo, propulsione del vostro corpo, propulsione del bacino, apritevi bene ed espirate. Andate verso sinistra, prendo, rivolgete sempre lo sguardo verso il soffitto, allungate dall'altra parte ed espirate, sciogliete, di nuovo scambiate dall'altra parte, allungate e di nuovo sciogliete. E ora sollevatevi, allungate il vostro corpo di nuovo, portate le mani incrociate indietro, apritevi bene, allungate il vostro corpo, inarcate leggermente la schiena portando il bacino in avanti come sto facendo io, quindi propulsione, bacino in avanti, inarco leggermente la schiena appoggiando le nocche al coccige ed espiro, piego, succhio lo stomaco in dentro e vado in avanti, succhiando in uttanasana con le mani vincolate. E di nuovo, inspirate, risalite piano piano vertebra dopo vertebra, apritevi, nocche al coccige, espirate, piegate, scendete giù, scaricate le tensioni. Ultima volta, creando sempre un'onda vertebrale, vi aprite, allungate il vostro corpo ed espirate, sciogliete, scaricate le tensioni, sempre le mani legate. E piano piano, sciogliendo le mani vertebra dopo vertebra, risalite. Siete all'inizio del tappetino, retraete le scapole, di nuovo allungate le braccia, inspirate ed espirando vi aprite lateralmente. Mi raccomando, i talloni devono essere in linea. Da qui inspiro, apritevi in Suryasana, quasi come se fosse un sole.
Ed espirate, sciogliete, piegate le gambe, andate a terra, ruotate le mani di 90 gradi e scendete giù scaricando le tensioni. Inspirate, appoggiate le mani al tappetino, propulsione, risalite, apritevi bene, come un sole. Ed espirate, sciogliete, scaricate, ruotate le mani di 90 gradi, ondeggiate a destra e a sinistra, riappoggiate le mani di nuovo, risalite piano piano vertebra dopo vertebra. L'ultima volta apritevi come un raggio di sole per poi ruotare le mani piegando le gambe, scendete giù, scaricate le tensioni. E poi piano piano, vertebra dopo vertebra, risalite. La testa è l'ultima a salire. Ora, molto importante questa posizione, ruotate il piede destro di 90 gradi, il piede sinistro di 45, i talloni sono in linea, sollevate le braccia, incrociate solo i pollici e mantenete le altre falangi allungate, succhiate lo stomaco in dentro, vi tuffate in avanti e scaricate le tensioni. Rimanete lì nella posizione cercando di portare il mento alla gola, la fronte al ginocchio. Per due respirate profondamente. Per uno. E meraviglia, appoggiate le mani al tappetino. Appoggiate i polpastrelli se riuscite. E da qui, con un atto di volontà, staccate la gamba sinistra. Aprite bene il fianco, come abbiamo visto prima, per aiutarvi a estendere l'iliopsoas. Potete utilizzare un mattoncino, un rialzo, quello che volete, per mantenere una certa linearità del vostro corpo. La posizione si chiama Uttita, quindi dritta, Ardha Mitta, Chandra Asana, posizione confortevole della mezzaluna dritta. Aprite bene l'iliopsoas, vedete la mia mano sul fianco, questo genera la possibilità di aprire il petto ed eventualmente, se volete, potete rivolgere anche lo sguardo in alto. Questa è una posizione benefica, cercate di non lavorare sulla gamba destra, guardate la mia gamba destra come tranquillamente, non dico lasca, ma mobile, non è in tensione sul ginocchio. Mantenete la posizione e respirate profondamente per 3, 2, 1. Meraviglia. Portate la mano sinistra a terra, la mano destra a terra, scendete con la gamba sinistra, scaricate e portate il mento alla gola, alla fronte al ginocchio. Piano piano, vertebra dopo vertebra, risalite. La testa è l'ultima a salire. Inspirate, ruotate, ora di 180 gradi, perfetti, e da qui vi tuffate in avanti, portando il mento alla gola, la fronte al ginocchio sinistro, e respirate nella posizione. Rimanete, ancora per due. Per uno. Benissimo, appoggiate le mani al tappetino. Ora staccate la gamba destra, come abbiamo fatto per la sinistra. Appoggiatevi con i polpastrelli della mano sinistra e piano piano vi portate in assetto nella posizione di Uttita Ardha Chandrasana. Potete anche qui utilizzare un rialzo e mantenere la posizione portando, come vi ho detto, la mano destra, in questo caso sul fianco destro. Respirate profondamente, cercate di lavorare sull'iliopsoas per 3, 2, 1. Meraviglia, da qui fate sciogliere, scendere
piano piano la gamba destra, appoggiate le mani al tappetino, scaricate le tensioni. E piano piano, vertebra dopo vertebra, risalite. Riportatevi in posizione centrale, scaricate. Oscillate a destra e a sinistra. Appoggiate le mani sulle gambe. E da qui ruotate la gamba destra. Piegate la gamba destra cercando di portarla a 90 gradi. E il piede sinistro con la gamba sinistra allungata. Portate il braccio in avanti, ma nello stile Yoga Harmony quello che andremo a fare è sciogliere nell'espirazione, lasciare andare, e nell'inspirazione allungare tutto il nostro corpo, nell'espirazione lasciare andare e nell'inspirazione allungare il nostro corpo. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, tutto il corpo che si allunga, un'ultima volta, meraviglia, allungo, espiro, sciolgo. Portate le mani al centro, oscillate a destra e a sinistra. Quando vi sentite pronte, automaticamente ruotate il piede sinistro di 90 gradi, appoggiate la mano sinistra al tappetino, inspirate in stile Yoga Harmony, aprite il rilieno, espirate, sciogliete, inspirate, espirate, sciogliete. Uttita Parsva Konasana, la posizione dell'angolo laterale dritto. Espirate. L'ultima volta, inspirate. Ed espirate, sciogliete. Benissimo, ritornate in posizione centrale, oscillate a destra e a sinistra. E poi piano piano spingete con l'addome, vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire. Inspirate e da qui una piccola torsione. Appoggiate questa volta il ginocchio sinistro al tappetino. Allungatevi lateralmente e provate a portare, unendo i palmi delle mani, il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Inspirate, apritevi bene e se volete potete puntare il piede sinistro e sollevare la gamba sinistra e portarvi nella posizione che abbiamo visto prima di Parivritta Parasva Konasana. Mantenete la posizione e respirate profondamente. Ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, sciogliete. Appoggiate il ginocchio, scaricate le tensioni, appoggiate le mani al tappetino, sciogliete. Inspirate, rivolgete lo sguardo in alto, sollevate le braccia. Puntate il piede sinistro, ruotate i 180 gradi, meraviglia. Da qui, quando vi sentite pronti, ruotate il piede destro, portate il ginocchio destro al tappetino, vi aprite con le braccia, unite i palmi delle mani come sto facendo e portate il gomito sinistro, il gomito destro al ginocchio sinistro, puntate il piede destro, sollevate la gamba destra, rivolgete lo sguardo in alto. Meraviglia, sentite proprio lo strizzamento della muscolatura, degli organi interni. Respirate,
ancora per tre, per due, per uno. Meraviglia, sciogliete, appoggiate delicatamente il ginocchio destro. Allungate leggermente la gamba sinistra, ammintola con la fronte al ginocchio sinistro e poi piano piano, vertebra dopo vertebra, risalite. Puntate il piede sinistro e sollevate il ginocchio, vi portate in posizione centrale, mani sui fianchi. Ruotate di nuovo il piede destro, piegate la gamba sinistra, appoggiate il ginocchio sinistro. Portate le mani al tappetino nella posizione del lounge, staccate, siete in Chaturanga Dandasana, portando il piede e la gamba destra indietro. Piegate il vostro corpo e andate nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso. Sciogliete, meraviglia. Continuate a scodinzolare e ad allungare il collo, portando il mento alla gola, e poi piano piano, con un atto di volontà, appoggiate le ginocchia al tappetino e vi portate nella posizione del bambino o dell'inchino. Inspirate, curvate la schiena, appoggiate di nuovo le mani al tappetino bene e siete in quadrupedia. Inspirate nella posizione della mucca, espirate nella posizione del gatto. Inspirate mucca, espirate gatto. Inspirate per l'ultima volta mucca, espirate gatto, curvate la schiena e sollevate il braccio destro e provate a portare il braccio e la mano destra sotto il braccio sinistro, portando le tempie al tappetino, la tempia destra, e rimanendo nella posizione di torsione. Rimanete per tre, due, sentite strizzare i vostri organi interni nell'espirazione, per uno. Piano piano portate la mano sinistra a terra, sciogliete la posizione, appoggiate la mano al tappetino, inspirate, inarcate la schiena, espirate, curvate di nuovo la schiena, mento alla gola, fronte verso l'ombelico, inspirate, sollevate il braccio sinistro, allungate bene, portate il braccio sinistro sotto il braccio destro, scaricate le tensioni. E piano piano ritornate vertebra dopo vertebra. Inspiro, inarco la schiena, espiro, curvo la schiena. Ora incrociate le gambe e piano piano vi portate in posizione seduta. Allungate la schiena, espirate, curvate la schiena, allungate le gambe. Piano piano andiamo in Paschimottanasana, la posizione della pinza, sollevate le braccia, espiro, vado in avanti, afferro con le mani la pianta dei piedi, oscillo a destra a sinistra, afferro eventualmente con tre dita gli alluci dei piedi, inspiro, allungo la schiena, espiro, divarico i gomiti, scendo giù, scarico. Inspiro, allungo, espiro, scarico. Inspiro, allungo, meraviglia, espiro, scarico. Sciolgo la posizione e piano piano appoggio le mani al tappetino indietro, e quando mi sento pronta o appoggio la pianta dei piedi oppure punto solamente i piedi,
e vado nella controposizione di bilanciamento, Purvottanasana. Mantengo la posizione per 3, mantengo la posizione per 2, mantengo la posizione per 1, sciolgo, appoggio i glutei al tappetino, porto le gambe con le ginocchia verso la fronte, raccolgo e lascio andare. Rimanete ora in posizione di Sukhasana mentre io mi avvicino alla telecamera per mostrarvi l'automassaggio, visto che abbiamo già fatto la lezione con Michele, lavoriamo di più invece adesso sull'automassaggio. Quindi nella posizione seduta cominciate a sfregare le mani, come abbiamo detto, di modo da generare del prana. Nel momento in cui le vostre mani sono ben calde, cominciamo a passare i palmi delle mani sulla fronte, quasi come se fosse una pasta che viene stirata. Quindi per almeno 3 volte passate i palmi delle mani sulla fronte. E poi riprendete il massaggio. Quindi strofinate. E quando le mani sono calde, andiamo adesso sulle sopracciglia. Quindi con i polpastrelli andiamo a toccare le sopracciglia e lavorare sempre su un atto, un'azione di distensione. Per almeno 3 o 4 volte. E poi riprendete il massaggio. Strofinate le mani. E ora lavoriamo sui bulbi oculari, quindi andiamo a lavorare con la parte bassa, quasi vicino ai polsi dei nostri palmi delle mani, e andiamo a stimolarli. Quindi massaggiamo sui bulbi oculari. E poi riprendiamo. Andiamo sulle tempie massaggiando. Quindi scendiamo con le mani sulle tempie. Per almeno 3 volte. E poi di nuovo massaggiamo. E in questo massaggio andiamo a lavorare ora sulle narici, lavorando bene sulla parte bassa delle narici. Per almeno 3 volte. E poi sfregate. E andiamo a lavorare sulle mandibole, sede di tensioni. Quindi andiamo a sciogliere o con i pollici o con i palmi delle mani. Adesso io non lo posso fare per via del microfono. Andate a lavorare fino al mento per massaggiare il vostro corpo. E poi massaggiando andiamo a lavorare sulla bocca, quindi sempre
dei movimenti, lavoriamo sul labbro superiore e sul labbro inferiore. E poi andiamo sul collo, andando con le mani a fare questo movimento, quindi a tagliare il nostro collo. E poi ritorniamo andando sotto il mento, quindi sfregando di nuovo, portiamo i pollici sotto il mento leggermente sulla tiroide e sulla gola. E di nuovo lavoriamo questa volta sul braccio, facendo dei movimenti di rotazione ma allo stesso tempo di scioglimento dall'alto verso il basso. Poi dall'altra parte massaggiate e andiamo questa volta massaggiando sul petto. Potete farlo anche singolarmente, quindi prendete e massaggiate sempre con, vedete, la mano a taglio sul petto da una parte e sull'altra. Per almeno 3 volte. Addome, quindi andiamo con le mani a massaggiare l'addome. Massaggiate bene anche sotto l'ombelico. Fate dei movimenti circolari. E poi lavoriamo sulla parte bassa, quindi da qui lavorate sulla gamba andando con i polpastrelli a prendere contatto e a scendere piano piano e a scaricare le tensioni, andando in giù da una parte e dall'altra. Poi prendetevi tutto il vostro tempo. Qui andate anche sul polpaccio e poi sull'altro polpaccio. E poi in ultimo, pianta dei piedi in maniera molto delicata, andate a massaggiare sentite proprio i punti di contatto bassi, massaggiateli. Tutto
che si muove. E poi piano piano andate sull'altra gamba e sull'altro piede. Massaggiate bene circolarmente sotto la pianta dei piedi e sotto il tallone. E poi in ultimo piegate leggermente le dita delle mani, le massaggiate in questo modo. Cercate di sciogliere le tensioni delle mani. E sciogliete la posizione. Raddrizzate la schiena. Un bel om insieme per chiudere la nostra piccola pratica. Inspiro. La circolazione del sangue, sentite il corpo leggermente caldo che prende forma, aprite gli occhi, dite palmi delle mani e ci salutiamo per questa bella pratica insieme.